Viviamo in un'era di frenesia, dove non c'è tempo per aspettare, per ascoltare, dove non puoi fare altro che drenare le tue energie e sentirti un automa. Ti do però una buona notizia, la chiave per uscirne è proprio tra le tue mani, anzi nel tuo corpo. E se ti riconosci almeno in una delle caratteristiche che ho appena elencato, beh, allora continua a guardare questo video. Io sono Erika e sono insegnante di Pilates. Aiuto le donne che hanno poco tempo a disposizione per allenarsi a casa a ritrovare la forma fisica e il benessere mentale. Se trovi i miei video utili e interessanti, ti chiedo di lasciare un like e di iscriverti al canale attivando la campanellina per rimanere sempre aggiornata ogni volta che esce un nuovo video. Questa sono io un mercoledì sera di qualche settimana fa. Sono le 22 e ancora mia figlia non vuole addormentarsi, anche se è stanca morta. Io mi sento letteralmente distrutta. Sono così stanca, eppure ho ancora la casa da sistemare, quel progetto di lavoro da portare a termine, 4 lavatrici da fare. Non se ne può davvero più. Alla fine sono così stanca che non concludo più niente e semplicemente mi caccio sotto le coperte e crollo in un sonno profondissimo, sentendomi pure un po' frustrata perché non sono riuscita a portare a termine tutto quello che avevo in progetto. Fare, 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 senza mai concedere il mio momento di tregua, mi fa letteralmente entrare in uno stato di ansia e stress incredibili, difficilissimi da smaltire. Ci sono momenti in cui però il mio potere personale si fa sentire fortemente e quindi accade una magia. Sono le 6 del mattino di un venerdì e nonostante io sia una grandissima dormigliona, sono riuscita a trovare la forza di alzarmi presto. L'alba custodisce in sé la potenza della giornata che inizia e questo mi affascina da morire. E così bevo il mio bicchiere d'acqua tiepida, srotolo il materassino e comincio la mia pratica di Pilates. E la mia giornata inizia al meglio, con un momento dedicato solo ed esclusivamente a me stessa. Praticare all'alba è un momento davvero magico e speciale. Nel silenzio del mondo che ancora sta dormicchiando, puoi riuscire a entrare in una connessione molto più profonda con il tuo corpo, riuscire a sentirne il respiro, i muscoli che si muovono, quelli che invece si allungano. In particolare, riesci a percepire ancora meglio il respiro consapevole, tipico del Pilates. E questo ti consente di liberare letteralmente i canali che fanno fluire l'energia nel tuo corpo e di connettere con più facilità corpo e mente. Ovviamente è di fondamentale importanza applicare con cura i 6 principi fondamentali del Pilates: respiro, centro, controllo, fluidità, concentrazione e precisione, per avere la scorciatoia e per entrare in questo stato di particolare concentrazione ed eseguire ancora per qualche volta il movimento che stavi facendo, semplicemente senza la pretesa di farlo perfetto, ma di ascoltarlo e di osservarlo senza giudizio, come un osservatore che vede per la prima volta qualcosa e semplicemente la guarda incuriosito. Immagina il mare e le sue onde in un flusso continuo che passano da un istante all'altro senza pensare a quello che sarà o a quello che è stato. Beh, fluire da un movimento all'altro come le onde del mare, istante dopo istante, ti consente di rimanere connessa fortemente con te stessa, senza alcun tipo di distrazione mentale. Il risultato finale è che il tuo corpo si caricherà potentemente di energia vitale che potrai distribuire poi in tutta la tua giornata, riuscendo così a gestirla con molta più facilità, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista della concentrazione. Questo è anche uno degli obiettivi che voglio raggiungere con Pilates in Salotto, il mio corso di Pilates online per le donne che vogliono allenarsi a casa in soli 20 minuti al giorno. Imparare a muoverti consapevolmente, come si insegna nel Pilates, ti dà 2 grossi vantaggi. Il primo: bastano pochi movimenti eseguiti con molta precisione e cura per raggiungere ottimi risultati, secondo il principio qualità meglio che quantità. Secondo vantaggio:
Bastano solo 20 minuti al giorno per sentirti più calma, più tranquilla e più centrata. D'altra parte il Pilates prende molto spunto dallo yoga, disciplina che è molto in voga ora per rimanere in forma, ma che affonda le sue radici in profonde e antichissime conoscenze. Si dice infatti che i movimenti dello yoga, abbinati a particolari mantra e ai mudra, che sono posizioni delle mani, possono addirittura modificare il tuo campo magnetico e così alterare e quindi modificare anche il tuo destino, ovviamente si presume in meglio. Beh, io non ho assolutamente la pretesa di cambiare il tuo destino, ma sono certa che ritagliandoti i tuoi 20 minuti al giorno di Pilates in salotto potrai ottenere un rafforzamento della muscolatura profonda, responsabile di un'ottima postura e della protezione dei tuoi organi interni. Troverai un momento solo ed esclusivamente per te stessa, per rigenerarti e ricaricarti, dove giudizi, ansia, stress e impegni possono essere lasciati da parte per un po', dedicandoti solo ed esclusivamente al movimento consapevole e al respiro. Puoi scoprire che hai tutte le risorse in te per eseguire movimenti che mai ti saresti immaginata di poter fare nella tua vita. Il segreto è semplicemente un po' di costanza negli allenamenti, una gradualità negli esercizi e la mia guida chiara e precisa affinché tu possa trarre il meglio da ogni singolo movimento. Puoi trovare qua sotto il link a Pilates in salotto per dare un'occhiata al programma e iscriverti. E fammi sapere se hai mai notato questa connessione tra movimento e benessere mentale e se ti sei mai chiesta come fosse possibile. Noi ci vediamo nel prossimo video dedicato agli esercizi di Pilates fatti in maniera mindful. Ciao!